L'Inter, i pericoli di questa partita e soprattutto quanto crede che bene abbia fatto Pioli, un allenatore italiano che è tornato e sta facendo grandi cose. L'Inter, pericoli ci sono perché si gioca contro l'Inter, tra l'altro in casa, e poi Pioli, insomma, i risultati sono dalla sua parte e quindi ha rimesso in piedi un qualcosa che era difficoltoso inizialmente, e ora si vede una squadra composta che sa giocare a calcio, che ha grandi potenzialità tecniche e fisiche, una squadra completa sotto ogni punto di vista, e lui è stato bravo a indirizzare tutte queste componenti verso una direzione. Come hai preparato la settimana, come si affronta in generale una partita contro una squadra di salute in casa sua, contro una grande di questo campionato? Si è preparata per cercare di risaltare quei pochi difetti che hanno, e cercare di limitare i nostri difetti, che sono tanti. Quindi si è preparata con la stessa attenzione nel curare i particolari che ci saranno. La concentrazione farà l'attenzione, la durata di questi aspetti faranno la differenza. Senti, la squadra non si è depressa dopo la sconfitta del Crotone, però il punto, la prestazione importante vada contro il Torino ha dato, secondo te, qualcos'altro in più per affrontare questa gara comunque difficile? Beh, è chiaro che i risultati quando vengono poi su una prestazione importante vanno a aumentare quella che è l'autostima, la consapevolezza che comunque se si riesce a reagire come blocco squadra agli avversari si creano difficoltà. Quindi a parte la parentesi di Crotone, questa squadra ha sempre reagito in questa maniera e quindi bisogna continuare su questa falsa riga, insomma. Andiamo a Milano con diverse defezioni, ti chiedo se ti preoccupa di più quella di Lerba, che in questo momento sta veramente bene, o se ti preoccupano più le tre in difesa, e ti chiedo a questo punto se è Veseli il candidato numero uno per andare a giocare in coppia con Ćosić. Non mi preoccupa nessun tipo di defezione, è una squadra che si allena alla stessa maniera, chi gioca e chi non gioca, per cui non mi preoccupa questo. Sul discorso di Veseli ho da valutare se farlo giocare da centrale o da terzino. Senti, in questi ultimi giorni ci sono state diverse polemiche a Milano per la partita con la Juventus, i tifosi sceglieranno anche probabilmente una protesta. Questa situazione pensi che possa influenzare la gara oppure no? Assolutamente no, che si gioca in Serie A. Se si giocasse in categorie inferiori, allora sì, si gioca in Serie A, per cui le direzioni arbitrali prendono una piega in virtù di quello che vedono. A volte in questi andamenti ci sono delle decisioni sbagliate, però fa parte del gioco. Insomma, siccome la mia squadra deve pensare solo a giocare e senza farsi distrarre da quelle che sono poi condizioni esterne, vedi l'arbitraggio, vedi anche una pressione esterna, per cui assolutamente no. Volevo vedere che se ci ha fatto, come è andata, perché in settimana c'era il master e dovevate andare là, però tu hai detto che hai preferito non andare, insomma, è stato un gesto sportivo. Ma è un gesto sportivo, credo che sia normale, insomma, chiedere se c'è la possibilità di non partecipare a questa doppia seduta, in quanto, insomma, per correttezza si giocava contro l'Inter, per cui, e Renzo è stato, diciamo, quello lì più attento a venirmi incontro in questo senso, quindi ringrazio anche Olivieri, a Concia, insomma, la federazione, che mi hanno permesso di non partecipare a questo evento, anche se poi mi dispiace un pochino, perché comunque guardare anche quello che fanno gli altri può arricchire quello che può essere un'esperienza, insomma. Hai avuto per tutta la settimana il Cattù, che è la prima che fa in te insieme a te, ci ha fatto già una grande impressione dalla gara domenica scorsa, ti chiedo se lo vedi già cresciuto rispetto al primo giorno che è arrivato qua, e cosa chiedi in particolare a lui? Chiedo quello che ho chiesto la settimana scorsa, giocatore che deve mettere a disposizione della squadra quella che è il suo modo di giocare, giocatore di grande qualità, giocatore che sa muoversi bene tra le linee, quindi deve rimettere dentro tutta quella determinazione, quella conoscenza che lui ha, perché comunque viene da 2 anni dove si è allenato con un grande che è Sarri, per cui lui deve richiamare quelle conoscenze lì. È migliorato leggermente, però è chiaro, la prima prestazione è un po' per inerzia, tu la spari, anche in maniera netta. Spero e mi auguro di non
andare incontro a un calo, anche se poi si può andare incontro a questo tipo di particolare, mi auguro di no, insomma, però è un giocatore che chiaramente deve crescere in termini di condizione, deve crescere in termini di letture e di conoscenze dei suoi compagni di squadra e anche la squadra nei suoi confronti, insomma. Noi ragioniamo sempre gara per gara e pensiamo ovviamente a noi e non agli altri, però ti chiedo se questo febbraio, queste tre gare che mancano alla fine di questo mese, è un mese importante per il proseguo del campionato con l'Empoli, che ha tre sfide sulla carta molto difficili, invece il Palermo, che è la squadra nostra prima diretta concorrente, che ha due gare interne non facili ma abbordabili sulla carta. Noi si ragiona chiaramente partita dopo partita, indubbio che ci sarà tre incontri abbastanza proibitivi, però noi bisogna cercare di consolidare più certezze possibili al di là del risultato, e queste tre partite ci devono mettere dentro la consapevolezza che noi si può giocare alla pari o perlomeno avvicinarsi a giocare alla pari. Comunque rimane una frattura grossa tra quelle squadre che sono medio-basse con quelle alte. Questa chiaramente lo dice la classifica, lo dice anche quelle che sono le esperienze di determinate squadre. Su quello che in Serie A partite semplici non ce ne sono, che tu giochi contro l'Inter, tu giochi contro il Crotone, tu giochi contro l'Empoli, partite semplici non ce ne sono, per cui insomma è un mese importante, come lo è stato il mese di gennaio, come lo è stato il mese di dicembre e come lo sarà quello di marzo e aprile, insomma. Senti, le assenze di Hardy e Perisic ti fanno dormire un po' più tranquilli oppure no? Insomma, l'Inter è una squadra costruita per arrivare all'accesso in Champions League, anche se poi il campionato per certi versi ha dimostrato cose differenti, però è una squadra strutturata talmente bene che al di là che tu possa cambiare qualche pedina rimane comunque quella grande forza che ha, per cui Icardi secondo me vale Palacio e viceversa, come Eder, che è un nazionale, vale Perisic, insomma, con caratteristiche differenti ma anche più forte secondo me, per cui molto, come dire, in defezione l'Inter non ce la vedo sinceramente.